Voglia di festa e di stare insieme per i diritti di tutti. Cosa può esserci mai di sbagliato? Ed è questa la sensazione che si prova girando tra le ragazze e i ragazzi, ma soprattutto i colori dell'Abruzzo Pride, nel corteo conclusivo che si è tenuto oggi a Chieti. Una manifestazione a sostegno di ogni forma di minoranza, vittima di soprusi, ingiustizie, diritti negati, al cospetto di una classe dirigente che sembra essere sorda a ogni richiesta di aiuto e considerazione. Centinaia e centinaia le persone provenienti da tutta la regione, non solo quelle che si sono date appuntamento oggi alla Villa Comunale. Le rivendicazioni di questo corteo sono tanti, a partire da una legge nazionale contro l'omolesbobitransfobia, fino al diritto ovviamente delle persone transgender di poter effettuare un percorso di affermazione di genere senza tutte le trafile burocratiche che ancora ci sono in Italia per via della legge 60, di una legge vecchia di 40 anni. Voi avete sottolineato questa è una manifestazione per tutte le minoranze. Sì, il Pride è intersezionale, non parliamo più di gay Pride, l'Abruzzo Pride è un Pride. Accogliamo, ovviamente, ci battiamo per tutte quelle che sono le minoranze di orientamento sessuale, di identità di genere, ma anche ovviamente per i diritti delle persone con disabilità, delle donne, per combattere il maschilismo tossico che è ancora presente nella nostra società. Quindi è una festa, ma nello stesso tempo un momento politico di davvero tutti e tutte. Un sostegno a chi chiede il diritto di vivere la propria vita, un sostegno all'avanzamento dei diritti civili che in questo paese sono, come dovunque, complementari a quelli sociali perché riguardano le persone che vanno poste al centro e che vivono appunto la propria vita a 360 gradi. È una bella manifestazione colorata, viva, una piazza dei diritti, delle libertà in questo momento. Che cosa significa questa grande partecipazione rispetto ai diritti importanti come quelli a sostegno delle minoranze? La grande partecipazione significa sostegno a tutti i diritti e quindi oggi questa città è vicina a tutte le battaglie sui diritti civili. Uno!